Do adesso la parola a Daniele, ricordando che a Savena e a Naville sono i due quartieri dove Simonetta ha superato le 1000 preferenze in ognuno dei territori. Visti i molteplici spunti che ha portato Fausto, dal il fattore trainante che è il discredito della classe politica, il fenomeno emiliano-romagnolo, quali possono essere le ricette del PD bolognese? Puoi chiedere l'aiuto al pubblico? Sì. Ovviamente darci anche dei dati. Il bello di questa assemblea è che era un pezzo che non si veniva, credo, un'assemblea, no? Che, dove tutti eravamo curiosi di venire, ma nessuno sapeva esattamente cosa veniva a fare. Però forse perché non siamo poco, dobbiamo riprendere un po' l'abitudine a scambiarci opinioni e anche gli umori ogni tanto, no? Per essere comunità. È appena arrivato Anderlini, adesso parlando di Anderlini in un'analisi del voto non è semplice, ovviamente dirò le mie puoi sostenere, sì, tu la sostengo sempre. Appena arrivato Anderlini ha detto poveretti, cioè, a me come dire, adesso sono cavoli amari. No, allora la mia riflessione è questa, e poi proprio perché credo che sia una serata che, dove in tanti hanno bisogno di come dire, di dire la propria, anche di, come dire, di confrontare con gli altri, non è un'assemblea identitaria, no? Dove vogliamo per forza coccolarci tra di noi e sentirci per forza simili. Credo che vogliamo però condividere la passione della politica, la preoccupazione per gli anni che viviamo, che sono molto complicati, e cercare anche di trovare un denominatore comune per portare avanti un determinato modo di fare politica che probabilmente tanti di noi sentono che stiamo perdendo un po' di vista. Sul voto anch'io vedo una miscela di motivi per questo ritiro di fiducia, come ha detto Fausto, verso la classe politica. Ci sono tanti motivi locali, tantissimi di stanchezza, motivi nazionali. E la sensazione che la politica non serva a risolvere i problemi, questo credo che sia forse la cosa più preoccupante. Io ci aggiungo anche un'altra cosa, che è un elemento però credo che importante in democrazia, che ci debba anche fare riflettere: la crisi della responsabilità delle persone, nel senso che noi viviamo in un momento dove chiunque, oppure sempre meno persone, si sentono responsabili di un proprio agire personale rispetto ad un agire collettivo. Per cui dobbiamo anche interrogarci su questo, e pur dando la colpa a noi come classe politica, sicuramente abbiamo tutte le colpe del mondo, c'è anche una riflessione, credo, sulla responsabilità individuale di chi decide di non andare a votare pensando di fare un dispetto alla classe politica, quando invece forse il voto potrebbe essere un'arma per cacciare via la cattiva politica. Esattamente l'opposto, cioè è proprio ribaltato il paradigma. E questo credo che sia un fatto molto importante, questa mancanza, questa crisi di responsabilità, che si respira a tutti i livelli. Io vado ai seggi da 20 anni. Io ogni elezione che passa trovo uno scadimento enorme, ad esempio, delle persone che stanno ai seggi, dei presidenti di seggio, degli scrutatori. C'è quel momento che è un momento, come dire, magico per un paese civile e democratico, no? Che è il momento del confronto, che anche quando non hai voglia capisci comunque l'importanza. Non vai lì scherzando mentre stai compiendo quel lavoro, quel servizio civile, no? E in realtà c'è un decadimento enorme, così come l'elettore che viene lì magari è incazzato e non sa per chi voterà, a me succedeva così, però veniva perché sa, in quel momento si rende conto di fare un atto importante, no? E invece adesso non ha più nemmeno il pudore di dire che non è andata a votare, non ha il pudore di venire a votare dicendo tanto non conta niente di fronte al seggio, al rappresentante di lista, che io trovo una cosa di una gravità. Tutto questo molto legittimato dal sistema che noi viviamo, dei mass media. Cioè ormai l'idea di non andare a votare
che è un segnale, ovviamente è un messaggio, è il partito del non voto, però è ormai legittimato e consolidato come l'opzione principale, cioè se hai una motivazione ci vai, non è l'esatto contrario. E qui io credo che su questo occorra fare una riflessione forte sul senso proprio di responsabilità anche individuale, che credo che non siamo mai più riusciti a trasmettere fino in fondo. Ma io lo vedo anche nel decadimento della nostra città. Se io sgrido una persona che è sotto un portico in motorino, prendo dei nomi, non c'è neanche il pudore di dire sì, hai ragione, l'ho fatto perché ci ho provato, sono un po' il furbo, però in questo momento io ho fatto così perché, però almeno hai il pudore di dire, come dire, non dovevo farlo, ma hai beccato. Io col voto vedo un po' la stessa dinamica, lo stesso meccanismo. Allora, io penso una cosa, che se vogliamo provare, e credo che dobbiamo farlo, a riprendere a essere una comunità politica, a dare un senso ad aderire a un partito, no? Ripartendo dalle motivazioni che ci hanno portato a fare l'unico partito esistente, perché gli altri non esistono più, da tempo hanno abbandonato un'idea di comunità, tutti gli altri sono partiti assolutamente personalistici, che vivono praticamente più sui media che nella società. Io credo che siamo uno snodo storico nel decidere cosa vogliamo essere da questo punto di vista, e credo che sarebbe molto importante per noi e gli amministratori, quelli che hanno voglia, ce ne sono tanti in questa città e potrebbero anche qui dare un esempio, un segnale importante, che sia molto importante essere sempre presenti dove c'è vita nella nostra società, dove c'è del bene e del male, dove c'è da prendere dei nomi perché amministrare si prendono dei gran nomi, dove c'è invece da prendere qualche applauso, perché a volte succede che poi qualcosa di buono facciamo come amministratori, e lo facciamo anche se abbiamo dietro però una comunità che ci sostiene, che ci segue. Io stamattina sono andato per la quarta volta al campo Sinti di via Erbosa, per la quarta volta, che c'erano le televisioni, che questa è un'ossessione dell'informazione, però ci sono andato con altri consiglieri comunali qua presenti e c'erano cinque compagni del PD. C'era la Bergonzoni da sola, quindi non aveva i suoi amici della Lega, no? C'erano due di XM24, tanto che non hanno da fare, sono lì a tutte le ore. Però noi eravamo lì con cinque persone normali della Bolognina, che innanzitutto hanno dato l'idea, e controllavano i loro amministratori, come dicevo, già questo è importante, ma soprattutto controllavano gli altri che non potevano permetterci di dire delle sciocchezze quando ci sono dei cittadini veri. Allora noi, quando abbiamo la capacità ancora una volta di essere radicati, di essere presenti, di essere dentro i problemi, credo che portiamo a casa anche risultati. Ci sono alcuni amministratori che riescono a fare ancora questo. E quindi in un dibattito sul nostro partito, che credo che abbia fatto un errore enorme a far coincidere la carica del Premier con quella del segretario, che è uno dei temi che più ci mette, credo, in difficoltà. Io non vorrei, questo dibattito assomiglia molto a dibattiti che altri partiti della sinistra hanno fatto negli anni Ottanta. Penso al Partito Socialista Italiano, che a un certo punto ha dovuto decidere se stare su un'idea di leadership, di delega al leader e giocare sulla strategia politica, e se oppure se fare questo o se appoggiarsi anche su un popolo, su delle persone in carne ed ossa. Io penso che nel fare il dibattito di quali PD vogliamo, dobbiamo smetterla, e chiedo anche alla stampa di non dare sempre questa rappresentazione, di contrapporre le nostre mozioni congressuali come un eterno scontro tra innovatori e conservatori. Perché l'innovazione e la conservazione non sta per forza nella divisione tra le mozioni che sono preordinate e che ci mettono un'etichetta su ognuno di noi. Questo sarebbe già un primo passaggio importante. Quindi un dibattito culturale. Nel ragionare... Dov'è Anderlini? Fumare, stavo per dire che l'età, ma è per fumare. Nel dibattito
su quale partito vogliamo, e anche qui credo un dibattito culturale che non abbiamo fatto mai fino in fondo. E è qui che dobbiamo fare il dibattito di che cos'è per noi innovazione, di che cos'è per noi invece un'idea, come la voglio chiamare, un po' più classica di partecipazione, ma che è funzionale anche all'innovazione. Voglio dire, è importante mettere la banda larga che mette l'Epore, faccio un esempio nell'amministrare, mi vengono così oggi, mettere la banda larga, no, in giro per la Bolognina, no, e siamo contentissimi, ma bisogna anche rifare marciapiedi, cioè voglio dire, sembra sempre che mettiamo in contrapposizione una cosa con l'altra. Io invece credo che dobbiamo capire, se vogliamo essere un partito popolare radicale e radicato, perché se vogliamo essere solo un partito di classe dirigenti che ogni tanto chiamano all'appello il loro popolo per eleggere un'oligarchia con le primarie, è anche una scelta, alcuni partiti l'hanno fatto, io credo però che sia la scelta sbagliata. Quindi su quel conta vincere che diceva appunto Anderlini, e qua voglio dire una cosa sul conta vincere, perché mi ha colpito molto. Anche il nostro popolo spesso ha fatto comodo anche ai gruppi dirigenti, si è basato un po' su una certa forma di conformismo in questa città, in questa regione, ovvero io tanto ci sono, tu fai delle cose, qualsiasi cosa fai, io comunque ci sono, fino a che a un certo punto, quando si è stancato di vincere, da un anno all'altro ha cambiato completamente orizzonti, scegliendo un leader che ha un'altra idea di partito. Anche quello la trovo una forma di conformismo del nostro popolo. Allora, io vorrei stare in un partito di popolo... Stancato di perdere. Com'è? Che si è stancato di perdere, sì. Ho detto stancato di vincere? Sì. Grazie, Matteo. Scusate, sinistra, scusa. Che siccome si è stancato di perdere ha deciso a un certo punto di fare una scelta come l'ultima spiaggia, no? Delegando totalmente. Allora, io credo che dopo la sbornia, errori prima, sbornia dopo, dovremmo ritornare, come dire, a discutere veramente di cultura politica, partendo dai nostri amministratori, partendo dagli amministratori che hanno un consenso reale, perché ci sono amministratori che questo consenso reale, sui quali si può costruire un ragionamento, ma un ragionamento che deve essere, come dire, dire partecipato sembra quasi demagogico, ma è l'ABC, nel senso che non possiamo pensare che i passaggi, tutti i passaggi che un partito deve compiere vengono predeterminati da poche persone, questo ce lo possiamo dire, cioè io credo che ogni passaggio che un partito ha deve avere la capacità, sicuramente il gruppo dirigente, di annusare, di capire il proprio popolo e la società, ma anche di organizzare un minimo di coinvolgimento e come dire, fare una discussione vera nel merito di quella cosa. Allora, lo dico una cosa un po' fuori dai denti, no, io non so cosa sta succedendo nelle segrete stanze attorno alla Bonaccini che deve fare delle scelte, ma se da Bologna sta emergendo l'idea che quella, la scelta di che deve fare l'assessore non è condizionata da che tipo di tipo giunta voglio e da che tipo di consenso ho nel mio materiale politico, ma perché devo organizzare una scacchiera che determini le scelte da qua ai prossimi due anni, io credo che sia un errore importante, molto grave, se vogliamo decidere se abbiamo una certa idea di partito. Credo che invece che ogni passaggio vada preso uno alla volta, passaggi importanti, io credo che dobbiamo scegliere serenamente un segretario facendo una discussione che vada anche a superare le mozioni, perché non c'è una mozione che legge un segretario in questo partito, ma c'è una comunità di iscritti che dobbiamo fare in modo che siano sempre di più, che dovranno trovarsi per analizzare e decidere delle proposte su dei progetti. C'è un sindaco che credo che debba fare un secondo mandato, ma non perché si chiama Virginio Merola, perché dai tempi di Imbeni credo che non facciamo almeno 10 anni di governo, però con il quale bisogna ovviamente fare un ragionamento politico, nel senso che manca un anno e mezzo, per cui credo che il partito di riferimento del nostro sindaco è il momento di fare un attimo il punto su come stanno andando le cose, e poi ci sarà l'elezione del nuovo segretario, che sarà un fatto molto importante, importante soprattutto non discutere di quale idea di partito noi vogliamo avere. Dobbiamo fare fino in fondo la discussione, non pensando che avere un'idea di partito di chi
anche in maniera disinteressata, si impegna per determinare un modo di essere della politica e quindi non perché ha bisogno di altre cariche, questa persona debba non avere più cittadinanza, perché alla fine succederà questo se non invertiamo la tendenza di questo momento. Grazie Daniele, la parola la lascio